Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vado ad andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse venire a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Sabato solo mattina, la domenica chiuso per il voto settimanale. Buon inizio di settimana, oggi è lunedì 7 novembre 2022, seconda diretta che faccio con Giacchino, per cui quando Salvo Russo mette Giacchino evidentemente comincia a fare freschino. Maria che battutaccia. Beh, oggi, anche se il cruscotto mi dice 19 gradi, comunque sia siamo piombati con le temperature che dovrebbero essere, anzi forse c'è anche più caldo rispetto a quello che dovrebbe essere la media nazionale. Vabbè, allora di cosa iniziamo a parlare? Ma io questo fine settimana, ma anche lo scorso, mi sono interfacciato con diversi nostri probabili, sicuri, prossimi amministratori comunali, perché sapete, il prossimo anno in questa città si va alle elezioni, credo giugno del prossimo anno. Mi piace ogni tanto, magari quando mi vengono a trovare il negozio, quando li vado a trovare io, perché vengo convocato per farci una chiacchierata, devo dire che mi hanno convocato pressoché tutti, e quando si parla del tema bilanci ho colto, e ho colto anche leggendo qualche commento qui e là di anche nostri concittadini che della materia sono ferrati, che ci sono dei dubbi. La notizia, che comunque è stata molto insolita, è che il comune di Noto un paio di settimane fa è stato dichiarato in default. Noto, Florida cittadina della nostra ex provincia regionale di Siracusa, che comunque sia è entrata in default. Ora io non entro nel merito di perché Noto è andata in default. So che a Noto è stato organizzato tantissime volte tutta una serie di eventi anche musicali e importanti di caratura nazionale e internazionale, però da quello che ho letto io su qualche stampa locale, poco o nulla, in realtà Noto è stata in default, quindi commissariata, quindi tutto quello che ne consegue. Ma Siracusa qual è la situazione? Ora, ripeto, interfacciandomi con diversi nostri papabili candidati al consiglio comunale piuttosto che eventuali sindaci e sindache, molti sono i dubbi, perché stamattina tra l'altro una persona sul mio profilo, che saluto, l'avvocato Piccione, mi faceva notare che effettivamente il comune di Siracusa, che negli ultimi anni, ai primi di ogni anno, si apprestava ad approvare il bilancio di previsione, ancora, pur essendo noi adesso a novembre, il bilancio di previsione 2022 non è stato approvato, pur avendo uso il suo commento, il commissario ha approvato la qualsiasi. E qua metto una sottolineatura io. Sabato ho fatto un post e riportavo la risposta che mi era stato dato da un ufficio comunale alla nostra richiesta di avere la concessione del suolo pubblico. Voi dovete sapere, per chi non lo sapesse, ve lo dico, in alcuni ambienti io sono chiamato gazebo man, perché avevo la fama di essere colui che ogni settimana per anni ha organizzato gazebo informativi in ogni parte della nostra città. Da qui alcuni ancora oggi mi chiamano gazebo man. Ora, cosa vi voglio dire? Già la cosa strana, io la richiesta all'ufficio l'avevo inviata una decina di giorni fa, una settimana fa, ecco. A questa nostra richiesta di avere la concessione del gazebo, che ai termini di legge facevano dare l'amico, che saluto, Ettore, a termini di legge il 3x3 è una concessione gratuita che viene fatta in ogni città d'Italia. Ovviamente parliamo di associazione, quindi terzo settore, quindi concessione di spazi gratuiti a fini solo informativi. Noi non facciamo commercio, non facciamo vendita, non facciamo nessun tipo di introito economico, ok? La risposta che è arrivata dal comune, dato non è arrivato, ho dovuto telefonare io per chiedere scusi, ma ho mandato un'email, perché non mi avete risposto? E mi è stato detto, no guardi, non abbiamo ricevuto nessuna email. Vabbè, le la rimando, l'attenzione gentilmente, e non me la richiamo.
nel giro di mezz'ora mi arriva la risposta, e questa risposta c'era scritto che la concessione gratuita non viene più fatta e c'è il riferimento, adesso ci arrivo, e bisogna pagare oltre all'imposta di bollo di 16 euro anche il suolo e i giorni. Io qua mi sono stranito, ho detto scusate, ma come funziona? E un amico che saluto, Silvio, nel posto che avevo fatto, mi faceva notare che funziona, che se tu c'hai il patrocinio, uso le sue parole, la faccio breve, se tu c'hai il patrocinio del comune, quindi sei amico del comune, ti danno il patrocinio per cui non paghi nulla, altrimenti devi pagare. L'ho fatta molto sintetica. In che senso l'ho detto prima? Perché effettivamente, io poi andando a fare la ricerca, il regolamento sulla concessione è stato anche questo firmato dal commissario straordinario. Quindi, come dire, tutto quello che è stato passato al commissario straordinario è stato firmato. Perché il bilancio di previsione 2022 il comune di Siracusa non l'ha ancora approvato? Ora, io metto le mani avanti, chiedo pubblicamente al responsabile, che suppongo sia anche vice sindaco, al bilancio, l'assessore Coppa, di smentire questi rumors, che sicuramente saranno solo dei rumors propagandistici, che il comune di Siracusa non abbia problemi economici. Invito fin da adesso tutti gli eventuali emolumenti ad associazioni amiche, a giornalisti, a esperti, più o meno esperti, che il comune deve andare a fare da qui a fine mandato l'attuale sindaco, di bloccare ogni tipo di transazione. Quindi, perché se c'è questo dubbio, io non vorrei che poi passiamo dalle chiacchiere, perché io in questi ultimi 3-4 anni ho sentito una miriade di comunicati dove stanno arrivando una valanga di milioni al comune in dissesto. Cioè, perché il passo, non dico che è breve, ma ripeto, da attente chiacchierate con amici che di bilancio ne masticano, addirittura apro e chiudo una parentesi, un amico mi disse che lui è la sua intenzione provare a candidarsi come futuro nostro concittadino, ma nel momento in cui ha visto il bilancio ha preferito fare un passo indietro, perché la prossima amministrazione, uso le sue parole, comunale, potrebbe trovarsi una patata bollente non indifferente. Quindi, ripeto, blocchiamo tutti quelli che sono i contributi, le mancette, qualcuno le chiama, ai vostri amici, e blocchiamo tutto quello che sono le cose inutili che vanno a essere fatte con i soldi dei nostri concittadini. Ovvero, apriamoci a chi le cose le fa a costi congrui, e soprattutto evitiamo bandi dove affidiamo soldini con troppa, che termine potrei utilizzare? Vabbè, io penso che chi ha voluto capire ha capito, per evitare che la nostra città dovesse mai, ma io sono certo che l'assessore Coppa pubblicamente smentirà queste mie parole, avere dei problemi di default. Perché ripeto, sui social e chiacchierando, più di una persona mi ha detto questa cosa, mentre c'è il mio negozio lì, più di una persona mi ha detto questa cosa, ed effettivamente, leggendo tra i commenti di persone non proprio neofite, ma che di bilancio ne masticano, questo è un dubbio che si palesa sempre più. Quindi invito l'amministrazione comunale, ripeto, ribadisco, ad evitare gli eccessi, a bloccare da qui in avanti fino alla scadenza attuale sindaco. Non so, forse è caduta la linea, perché si è collegato ovviamente col wifi del mio negozio, va bene. Cos'altro? Questo è stato un fine settimana molto impegnativo da un punto di vista del volontariato civico. Sabato abbiamo carteggiato, non corteggiato, lo so, il T9 fa errori, io ho scritto sabato un post dove ho scritto corteggiamento, ovvero scartavetrare, sono stato ripreso, vabbè, succede. Abbiamo carteggiato, ieri sera ho fatto un ulteriore post dove ho messo un paio di ispezioni video e ho chiesto pubblicamente a chi ama la nostra città di venirci a dare una mano. Passare dal dichiarare di amare la nostra città
sui social a sbracciarsi e venire. Ho chiesto che sono ben accetti chi porta con sé il proprio pennello e chi porta il Saratoga Fernovus, mi raccomando, grigio perla, perché è quello che stiamo utilizzando per dare un'unica tinta alla inferriata, alla ringhiera delle terme bizantine. Prossimo appuntamento, se non prima, sarà sabato pomeriggio prossimo. E domenica vediamo di completare, anche perché ieri circa un'ora e mezza abbiamo fatto 2 metri lineari e non va bene, anche perché ne rimangono altri 30-40 metri. Non vorrei che sta roba dura troppo, che poi alle persone sembra che sono in campagna elettorale, no? Mi vedono là ieri, tra l'altro. Allora, apro e chiudo una parentesi. Venire a salutarmi, mettersi là accanto e dare suggerimenti non è il massimo. Allora, se venite, io vi ringrazio, sono contento, mi fate complimenti, mi dite che io vi smandisco, sono in campagna elettorale. Una persona ha detto: ah, ma lei lo fa per secondo? Io gli stavo dando una pennellata sulla fronte, ho detto: guardi, io non lo faccio perché non me ne di candidarmi. E questo, ho chiesto ieri anche pubblicamente di dispensare i consigli puntualmente al mio posto. Sono arrivate una miriade di consigli anche su WhatsApp. No, ma devi utilizzare una soluzione diluita, l'acqua raggia, l'acqua questa. Evitate, vi ho scritto, evitate i commenti, i dispensatori di suggerimenti. Venite, mi sbracciate e mi fate vedere come si fa. Io faccio volontariato civico, nella vita mi occupo di tutt'altro. Se fossi bravo col pennello oggi sarei un artista. Io, siccome non so né scrivere, non sono bravo neanche a dipingere, mi occupo di informatica. Va bene, dicevo, beh, ringrazio ovviamente le persone che mi hanno aiutato questo fine settimana. Sì, vero, siamo andati con gli orari sicuramente troppo lunghi, perché l'appuntamento sabato era dalle 15, scusate, dalle 17 alle 19, ma ho totalmente ciccato, nel senso, ciccato anche se ho sbagliato, era già troppo buio, per cui vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo stati lenti ieri, dobbiamo accelerare i tempi e vediamo se il prossimo fine settimana riusciamo a concludere, anche perché mi è caduto l'orchio già dentro e l'erbetta sta crescendo nuovamente. Chiederemo alla sovrintendenza di fare un intervento immediato nelle prossime fine settimane, vediamo un pochettino, così quell'erbetta vediamo di togliere, in modo che non diventi poi folta vegetazione. Va bene, per non annoiarci, questo fine settimana sono andato nuovamente a trovare mio padre, il quale stavo vendendo dell'olio a un siracusano che era andato lì al frantoio con le proprie cisterne a riempire con l'olio che lui comprava. Difatti, come ho fatto ieri il post, c'è anche la possibilità per chi volesse vedere l'olio che esce direttamente dal braccio che fa poi riempire, diciamo, le cisterne, i bidoni. Si può andare anche, non è un problema. Basta, c'è ancora disponibilità di olio per chi lo volesse, il prezzo è di 8 euro al litro. C'è solo da aspettare, mio padre raccoglie le olive da solo, ha bisogno ovviamente dei suoi tempi, per cui macinerà mediamente una volta a settimana, per cui chi vuole può prenotarlo. Diversi mi hanno chiesto se la molitura è a freddo o è a caldo. Allora, io per quello che ne so, ma è un mio limite perché io odio in maniera viscerale le olive. Che mio padre da piccolo mi costringeva a raccogliere olive. Un giorno scriverò un libro su questo. Le mie olive, no? Allora, io suppongo siano tutte estrazioni a caldo. Ieri sera ho fatto anche una ricerca, ma non mi pare che ci siano nella provincia di Siracusa, ma potrei anche sbagliarmi, magari ce ne sono tantissimi estrattori a freddo. Cosa sono gli estrattori a freddo? Per quello non ne so io. Sono praticamente le presse che si usavano, credo, in passato, che premono le olive, il denocciolato ovviamente, e creano l'olio senza riscaldarlo.
Ora, sinceramente, ripeto, non ne ho idea. Suppongo che i frantoi che abbiamo, quantomeno dove mio padre macina, siano tutti a caldo, anche perché là dentro c'è rumore, c'è caldo, quindi suppongo siano a caldo, però non vi so dire. Vi posso dire che la qualità dell'olio, provatelo e poi mi dite voi cosa ne pensate. Io lo odio, per cui non vi posso dare la mia espressione di parte, che so la passione che mio padre ci mette, e chi ha avuto la fortuna di conoscere mio padre sa che tipo è e sa appunto la passione che ci mette. Va bene, me ne vado a lavorare. Oggi giornata molto intensa lavorativamente parlando. Buona giornata a tutte e a tutti da Savvo Russo. Ciao.